che ringraziamo per la partecipazione e che tratta l'argomento relativo al percorso di Innovation Lab su valore pubblico e PIAO come strumento di creazione del valore pubblico territoriale nelle regioni. Prego, dottoressa. Grazie, buongiorno a tutti e innanzitutto grazie per questa opportunità che in qualche modo è anche la presentazione di un percorso che è cominciato diversi anni fa ormai e che si è evoluto con l'evolversi della normativa e con le recenti innovazioni. Questo percorso Innovation Lab parte da un progetto che ha nel nome il suo obiettivo principale, è una convenzione che il Formez ha avuto col Dipartimento della Funzione Pubblica a dicembre del 2019. Il progetto è appunto partecipazione di cittadini e utenti al processo di misurazione della performance organizzativa. Nasce quando il Dipartimento della Funzione Pubblica pubblica le linee guida numero 4 e numero 5, che erano destinate appunto alla valutazione della performance organizzativa attraverso il coinvolgimento dei cittadini e degli utenti e anche alle linee guida 5, che erano quelle relative alla performance individuale. Perché nasce questo progetto? Per supportare con due obiettivi fondamentali, quello di supportare le amministrazioni nell'applicazione delle linee guida, ma anche quello di un obiettivo conoscitivo, cioè capire se effettivamente le linee guida definite fossero applicabili senza alcuna criticità all'interno delle amministrazioni. Noi abbiamo cominciato a lavorare nel 2020 con un gruppo di una decina di amministrazioni centrali sul tema appunto della valutazione partecipativa e anche sull'introduzione, per quanto riguarda le linee guida 5, di tecniche di cittadinanza organizzativa, tecniche di nudging finalizzate al miglioramento della motivazione del personale. Ci siamo resi conto subito che mentre le linee guida 4 ponevano l'attenzione al tema della valutazione partecipativa, in realtà quello che era molto più necessario e prioritario era coinvolgere cittadini, utenti e stakeholder già nella fase di programmazione degli obiettivi strategici. E questo, diciamo, questo concetto poi ce lo siamo riportato nella sperimentazione di cui vi parlo oggi. Quali sono gli obiettivi degli Innovation Lab? Gli Innovation Lab nascono a supporto proprio della riforma e quindi dell'introduzione del PIAO. Introduzione del PIAO che ha posto appunto l'attenzione al tema del valore pubblico che già era presente nelle linee guida numero 4 e quindi con un obiettivo che è un po' anche nella mission del Formez, ovvero quello di supportare le amministrazioni nel mettere a terra le riforme. Gli Innovation Lab si sono proposti appunto di favorire l'introduzione di metodologie di pianificazione e misurazione strategica per generare valore pubblico. Allo stesso tempo, abbiamo avuto ovviamente anche in questo caso un obiettivo conoscitivo, ovvero capire se queste metodologie che proponevamo avevano una loro efficacia, favorire l'introduzione di modelli per l'analisi dello stato di salute delle risorse, che abbiamo visto essere la base portante della definizione del PIAO e quindi della pianificazione integrata, e rafforzare le competenze di dirigenti e funzionari sui temi del performance management. Quali sono stati i nostri riferimenti teorici? Quelli che il professor Deidda Gagliardo vi ha presentato e sui quali quindi non tornerò, ma comunque diciamo, il PIAO nei suoi contenuti e quindi nei diversi interventi normativi che hanno portato poi all'ultimo con la predisposizione diciamo, del PIAO tipo. E un altro riferimento importante che il Dipartimento della Funzione Pubblica porta avanti ormai da circa un ventennio, che è il modello CAF, il Common Assessment Framework, che noi abbiamo proposto come modello per analizzare e valutare la salute delle risorse. Che cos'è il modello CAF? Il modello CAF è un modello di autovalutazione delle performance,
che dà la possibilità alle organizzazioni di ottenere una fotografia delle condizioni di salute dell'organizzazione. Parte da principi di eccellenza che sono condivisi non solo a livello europeo, ma direi anche a livello internazionale, e nasce come strumento per le pubbliche amministrazioni, sviluppato a livello europeo dai diversi ministri della funzione pubblica. Nasce nel 2000, quindi ha un'esperienza, diciamo, di applicazione di 20 anni e oltre, e un numero di casi applicativi a livello europeo che ormai supera le 2000 amministrazioni. Perché abbiamo proposto il modello CAF come modello di riferimento per la valutazione della salute delle risorse? Perché il modello è un modello olistico che guarda l'organizzazione nel suo complesso e in tutte le sue leve, come potete vedere nella figura centrale che rappresenta proprio la struttura del modello, che è organizzato in 5 fattori abilitanti e 4 fattori relativi ai risultati, e che quindi analizzano come l'organizzazione agisce e quali risultati è in grado di produrre, ma soprattutto perché il modello CAF è finalizzato proprio al raggiungimento del valore pubblico. Il modello viene utilizzato da un processo che è un processo di autovalutazione, che viene appunto implementato all'interno dell'organizzazione, quindi non è una valutazione esterna, ma è una valutazione condotta dal personale sull'organizzazione, che segue un altro, diciamo, elemento teorico di particolare importanza anche proprio per la programmazione integrata e per il PIAO, che è il ciclo di Deming, il Plan, Do, Check, Act. L'autovalutazione CAF rappresenta la fase di check, che è quella che poi consente di individuare azioni di miglioramento volte al raggiungimento del valore pubblico. Quello che quindi abbiamo proposto in una prima fase di sperimentazione e anche attualmente nella fase di disegnazione è di supportare le regioni nell'utilizzo del modello come strumento proprio di analisi e di valutazione della salute organizzativa. Questi sono stati, diciamo, i nostri riferimenti all'interno del percorso. Il percorso degli Innovation Lab è stato organizzato in 2 fasi, una prima fase di sperimentazione e una che è quella attuale di disseminazione, con una modalità di lavoro a distanza, anche perché appunto venivamo fuori dall'emergenza epidemiologica, e in ogni caso è stata una modalità che ci ha consentito probabilmente di razionalizzare i tempi e anche, diciamo, di migliorare l'efficacia del progetto. Abbiamo lavorato nella fase di sperimentazione su 2 ambiti di sperimentazione relativi alle politiche dei NIT e alle politiche ambientali e del green, mentre invece sulla fase di disseminazione abbiamo scelto di lavorare su un'unica politica. Abbiamo utilizzato modalità differenti di lavoro, formazione, ma anche accompagnamento, seppur con una modalità a distanza, ma comunque accompagnamento guidato, poi vi racconto immediatamente dopo come l'abbiamo fatto, coinvolgendo dirigenti e funzionari regionali. Allora, la formazione che abbiamo svolto l'abbiamo dedicata ovviamente a quelli che sono i temi che caratterizzano il PIAO, la struttura sicuramente, la definizione di valore pubblico e delle strategie, come si costruisce la performance organizzativa anche in una logica funzionale al raggiungimento del valore pubblico, risk management, come si costruiscono gli obiettivi, gli indicatori di risultato e di impatto alla luce dell'introduzione del valore pubblico, lo stakeholder engagement in realtà l'abbiamo praticato perché l'abbiamo proprio inserito come uno degli step del percorso, e le caratteristiche del modello CAF e diciamo il processo per valutare la salute delle risorse. L'attività di accompagnamento è stata molto finalizzata, abbiamo predisposto uno strumento che poi è stato anche quello che abbiamo voluto valutare nella prima fase di sperimentazione, abbiamo predisposto uno strumento molto finalizzato che ripercorreva la struttura del PIAO, e su questo strumento abbiamo
realizzato il percorso lavorando con le regioni proprio nella sua costruzione, nella definizione dei suoi componenti e con un obiettivo che è un obiettivo metodologico importante e anche molto sfidante, ovvero pur lavorando su una politica e su una sperimentazione, dare alle regioni un metodo da poter applicare nella stesura del PIAO. Le due fasi ve le ho dette. Le regioni coinvolte. Nella prima sperimentazione abbiamo lavorato con 5 regioni, Basilicata, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria e Toscana. Questo è avvenuto, diciamo, per la metà del 2021, verso la fine del 2021 e nella prima parte del 2022. Le altre regioni, che sono quelle attualmente impegnate nella fase di disseminazione, le vedete elencate, qui ce ne sono 12, tra cui anche ovviamente la regione Puglia. Quelle indicate con l'asterisco sono quelle che hanno aderito anche alla sperimentazione dell'utilizzo del modello CAF che dovremmo avviare da gennaio. Allora, il gruppo di lavoro integrato che ha partecipato ai laboratori, ve lo rappresento qui, ma ne ha già parlato il professor Deida Gagliardo. I risultati, che risultati abbiamo raggiunto ovviamente in relazione alla sperimentazione? Un primo risultato chiaramente riguarda la metodologia. Noi volevamo verificare con il contributo attivo delle regioni che gli strumenti messi a punto avessero una loro efficacia ed una loro utilità. Lo strumento che abbiamo progettato, che è sostanzialmente uno strumento di lavoro Excel, che si è costruito progressivamente sulla base delle diverse sezioni che compongono il PIAO. Abbiamo verificato che lo strumento è coerente sicuramente con la normativa perché siamo partiti da lì. È stato ed è uno strumento utile a finalizzare il lavoro e la riflessione in relazione al fine ultimo, ovvero quello della produzione del valore pubblico. È stato in grado di favorire l'integrazione verticale e orizzontale, ma soprattutto perché i gruppi di lavoro delle regioni erano dei gruppi di lavoro integrati, che ci hanno quindi consentito di lavorare in maniera efficace dove, diciamo, lo strumento non poteva arrivare perché noi non avevamo conoscenza delle organizzazioni e ci sono arrivati in maniera integrata i gruppi di lavoro. Utile anche a favorire il raffronto tra programmazione e rendicontazione, perché come avete visto anche nelle slide del professor Deida Gagliardo, lo strumento di programmazione deve essere, anzi lo strumento di rendicontazione deve essere coerente con quello di programmazione. Anche rispetto al processo, chiaramente lavorando su una politica è stato sicuramente più semplice, ma lo strumento e il percorso sono stati in grado di lavorare in maniera selettiva, di favorire l'integrazione e di favorire la partecipazione degli stakeholder. Su questo punto vorrei spendere due parole, perché nel percorso noi abbiamo previsto negli incontri del percorso un incontro dedicato proprio alla partecipazione degli stakeholder, ovvero a rendere il valore pubblico secondo l'ente un valore pubblico condiviso. Perché le regioni, e questa è una fase nella quale siamo impegnati adesso con la Regione Puglia, hanno individuato i principali stakeholder di quella politica, li hanno coinvolti e in incontri ovviamente sempre facilitati dai nostri esperti abbiamo avuto la possibilità di ritarare la definizione dell'obiettivo del valore pubblico, ma anche gli obiettivi strategici e relativi indicatori proprio con la partecipazione degli stakeholder. In alcuni casi alcune regioni nella composizione del panel di stakeholder hanno individuato fino anche dei rappresentanti dei NIT, considerando la politica dei NIT, quella diciamo su cui abbiamo lavorato. Quindi integrazione che è tanto nei gruppi di lavoro quanto anche nella composizione degli stakeholder. La modalità di supporto sicuramente è stata efficace a detta delle regioni sperimentatrici,
che noi abbiamo incontrato in un incontro di chiusura e di presentazione dei risultati presso la conferenza delle regioni e delle province autonome, e lì diciamo abbiamo fatto anche un po' una valutazione di questo percorso, valutazione estremamente positiva che ci ha portato poi proprio a questa seconda fase. Due parole invece sul lavoro che hanno condotto le regioni e che ovviamente abbiamo avuto la possibilità di valutare perché abbiamo avuto in restituzione questo famoso strumento di lavoro compilato dalle regioni. Il percorso di lavoro che abbiamo proposto prevedeva degli incontri facilitati da esperti, ma anche un lavoro da parte delle regioni tra i diversi incontri proprio per migliorare i contenuti dello strumento, che poi di fatto rappresenta un output di un ragionamento complessivo che è stato fatto. Abbiamo introdotto un sistema di valutazione per queste griglie di lavoro che hanno tenuto conto un po' degli elementi di cui parlava il professore prima di me, che sono quelli di valutazione poi dei PIAO. In particolare ci siamo concentrati sull'adeguatezza programmatica dello strumento e quindi sulla qualità degli obiettivi, degli indicatori e anche dei target, sull'integrazione sia verticale, quindi la coerenza con le politiche, che orizzontale, quindi coerenza tra performance, gestione dei rischi e definizione del valore pubblico. Finalizzazione di ogni sezione al raggiungimento del valore pubblico, questo, come dicevo prima, lo strumento lo ha favorito, qualità dei soggetti e del processo. Il lavoro delle regioni, su questa vado più veloce, mi soffermo invece sull'altra, sui punti di forza e sui punti di miglioramento. Sicuramente l'adeguatezza è stata pressoché totale, il 100% nel caso della politica NIT e il 95% per quella green, quindi c'è stata una ottima individuazione del valore pubblico e delle strategie, degli indicatori di impatto settoriali, dei target e delle fonti, e un'eccellente quantificazione degli indicatori. Sugli indicatori abbiamo lavorato insieme, ma in ogni caso le regioni sono state molto brave anche a trovare gli indicatori più rappresentativi e peculiari. Un'adeguatezza media della sottosezione performance ottima per la politica NIT e buona per la politica green. Le percentuali derivano da un sistema di pesature che noi abbiamo attribuito alle diverse dimensioni di analisi. Una adeguatezza media dei rischi corruttivi e della trasparenza, ancora più o meno con percentuali analoghe a quelle della performance, significa che a scendere nella piramide del valore pubblico la sottosezione performance e anche quella dei rischi corruttivi sono state adeguate, mediamente adeguate rispetto al raggiungimento del valore pubblico. Sull'integrazione e la finalizzazione direi che le regioni hanno raggiunto degli ottimi risultati, sia in termini di integrazione verticale ed orizzontale, soprattutto per la politica NIT. Diciamo che sulla politica NIT sono state più efficaci che sulla politica del green. Un'ottima finalizzazione al raggiungimento del valore pubblico. Ottima qualità media dei soggetti, perché appunto abbiamo puntato molto all'integrazione dei team, e quindi anche se con un processo un po' più lento siamo riusciti ad avere dei team in grado di favorire poi l'integrazione anche dei contenuti, un po' meno appunto come vi dicevo sul green. I punti di miglioramento, che poi sono stati molto utili a noi per riprogrammare questa fase di diffusione che abbiamo attualmente in corso. La sezione organizzazione e capitale umano è stata quella che ha registrato maggiori punti di debolezza, un po' perché nei team delle regioni sperimentatrici non era presente una componente importante del personale e delle risorse umane, e un po' perché la finalizzazione, il
processo di apprendimento della connessione tra i fattori abilitanti e quindi l'organizzazione e la definizione del valore pubblico è stata un po' più complessa. C'è da dire che chiaramente questo lavoro comporta un processo anche culturale all'interno delle organizzazioni, perché i meccanismi sono un po' diversi rispetto a quelli a cui si è abituati. C'è un ragionamento, c'è sempre una logica un po' a silos, c'è una certa autoreferenzialità, e questo chiaramente è un, come dire, un tema che poi quello che è collegato al rafforzamento della capacità amministrativa, che sicuramente va approfondito e va superato. Quello che abbiamo registrato per, diciamo, le aree di miglioramento che abbiamo registrato sono state particolarmente significative proprio per la politica green, dove avevamo appunto un presidio un po' meno efficace sui contenuti, che chiaramente poi si è ribaltato anche sulla definizione di tutto il percorso. Qui avete una rappresentazione complessiva delle valutazioni, questo per la politica dei NIT e questa, diciamo, per la politica green, e mi soffermo in ultimo su quello che stiamo facendo oggi. Ovviamente dopo la sperimentazione che abbiamo fatto con le 5 regioni, grazie anche alla collaborazione della conferenza delle regioni e delle province autonome, abbiamo aperto ad una disseminazione, quindi una partecipazione più ampia del percorso. Hanno aderito 12 regioni. Nel mese di settembre abbiamo realizzato una prima attività formativa online rivolta a tutti i partecipanti selezionati dalle regioni, dedicata appunto ai temi del valore pubblico, alla struttura del PIAO, all'illustrazione del modello CAF. Abbiamo una seconda giornata di formazione proprio domani. Le attività di formazione sono propedeutiche poi all'attività dei laboratori e quindi a quello che poi facciamo con le singole regioni. Abbiamo scelto, lo dicevamo prima, la modalità di lavoro a distanza perché le regioni erano tante, perché diciamo uno dei nostri obiettivi, anche se questa è una sperimentazione verticale che quindi lavora su una politica, è quello di supportare le regioni nell'obiettivo che hanno, che avete, di arrivare al 31 gennaio con la definizione del PIAU. Quindi il percorso è molto concentrato, molto compatto. La scelta della modalità di formazione a distanza sicuramente è stata quella più efficace per garantire il rispetto dei tempi. Sono stati individuati in tutte le regioni i componenti degli integration team, sicuramente più numerosi e più nutriti degli integration team della prima sperimentazione. Abbiamo ragionato insieme appunto in incontri one to one sulla mappatura degli stakeholder per la politica dei NIT, e proprio nei prossimi giorni la Regione Puglia avrà incontro il 15 di novembre. È previsto per la Regione Puglia l'incontro con gli stakeholder per convalidare o rivedere, appunto secondo un processo interattivo, la definizione del valore pubblico e gli obiettivi strategici con i relativi indicatori. Quattro regioni hanno manifestato, l'abbiamo visto prima, l'interesse a sperimentare il modello CAF, tra queste la Regione Puglia. Il Formez, attraverso il Dipartimento della Funzione Pubblica, mette a disposizione una piattaforma di facilitazione del processo, e quindi speriamo che anche quest'ultimo tassello si integri nel processo di programmazione integrata del PIAO. Questi sono i tempi del percorso. Abbiamo immaginato un incontro collettivo, questo lo anticipo ai colleghi della Regione Puglia, presso la conferenza delle regioni e delle province autonome nel mese di dicembre, per fare un po' il punto tra tutte le sperimentazioni in corso. A valle della consegna da parte delle regioni del PIAO per gennaio 2023, faremo poi una riflessione condivisa sugli esiti per capire anche come procedere e come andare avanti. Parallelamente il Formez sta curando la progettazione di un nuovo intervento dedicato alle regioni,
promosso e proposto proprio dalla conferenza delle regioni e delle province autonome, con l'obiettivo di creare un network tra le regioni su i temi che sono alla base del PIAO, proprio per fare in modo che il PIAO divenga effettivamente una opportunità di miglioramento delle organizzazioni. Io mi fermo, vi ringrazio e basta, se ci sono domande ovviamente sono a disposizione. Grazie.